da celare. Tutto vero, però adesso vorrei parlare io con voi. Occhialoni neri, un filtro per correggere le pieghe del sonno per sua stessa ammissione e tanto da dire in diretta social col suo quasi milione di follower. Allora, torna con Bonolis. Il capitolo me e Paolo è un capitolo importante. L'opinionista che leggiamo dal suo Instagram si definisce molto madre, ancora figlia, sempre sorella e un po' imprenditrice, aveva raccontato commossa quanto le cose siano cambiate dopo la separazione da Paolo Bonolis. Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona a me in una maniera diversa, e perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta, la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me, per tutti, una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora invece, se sono brutta, non mi fanno passare più niente. 25 anni di matrimonio e 3 figli insieme, chiarisce lei stessa come stanno le cose. Sappiate una cosa, che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine, abitiamo ad una porta di distanza. Là c'è quella porta bianca, doppia porta, da quella porta bianca c'è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma è, ecco, se apro quella porta c'è Silvia. La realtà è diversa. Poi affronta una delle tante polemiche che l'hanno investita questa ultima settimana. Io mi chiedo sempre, quando i personaggi vengono a Ballando, perché vengono, no? Ho detto non per i soldi, perché lei è milionaria, quindi non viene. No, non sono milionaria. Beh, una che fa le foto con gli aerei privati, con le borse, tanto povera non è. Sì, sono stata poco attenta a quello che invece... che invece poteva suscitare, e non lo volevo suscitare, ma non mi è importato di suscitarlo, questo è vero. A proposito dell'umiltà, di quell'atteggiamento un po' arrogante che molti gli hanno rimproverato, però tiene a precisare. L'umiltà non è non avere le scarpe firmate. L'arroganza a volte può essermi appartenuta. L'umiltà io credo che si veda e si dimostri anche specialmente nella vita.